Buongiorno concittadine e concittadini. Nel corso dell'anno 2008 il sito internet comunale che trovate all'indirizzo www.comune.saluggia.vc.it ha registrato un vero e proprio boom di accessi con 1.713.688 collegamenti, con una media giornaliera di 4.695 visite provenienti da tutto il mondo. Sempre nel corso dell'anno 2008, come amministrazione comunale, abbiamo cercato di migliorare la quantità e la qualità di informazioni disponibili sul vecchio sito comunale. Quotidianamente, come in un vero e proprio blog informativo, sono state presentate le notizie che riguardavano l'attività amministrativa, mettendo in evidenza i fatti più importanti. Ormai è sicuramente accertato che Internet è la nuova frontiera della comunicazione nella pubblica amministrazione. E quindi oggi noi vogliamo presentare un sito internet comunale completamente rivisto, sia nella sua veste grafica che sostanziale, per dare all'utenza un prodotto sempre più interessante che contenga delle iniziative sempre più nuove. In sintesi, vogliamo quindi presentare i nuovi servizi offerti dal nuovo portale del Comune di Saluggia, che troverete sempre allo stesso indirizzo. Innanzitutto, questo appuntamento settimanale, il punto del sindaco, nel quale il sindaco presenta settimanalmente un aggiornamento sulla situazione delle più importanti attività svolte dall'amministrazione comunale. Poi la possibilità di parlare direttamente con il sindaco, di comunicare telefonicamente al numero 335 800 29 35, oppure di comunicare via mail alla casella di posta elettronica sindaco@ comune.saluggia.vc.it, oppure di collegarsi direttamente al sistema Skype via internet all'indirizzo marco.pasteris1. Inoltre sarà possibile, dalla prossima seduta del Consiglio Comunale, di seguire in diretta video, direttamente online, tutti i consigli comunali, direttamente anche quindi da casa. A disposizione dei cittadini ci sono anche altri servizi, come ad esempio la possibilità di calcolare attraverso il sistema installato sul nuovo portale l'ICI, e cioè l'imposta comunale sugli immobili che effettivamente dovranno poi pagare nel corso dell'anno. Inoltre è disponibile un sistema di autocertificazione attraverso il quale i cittadini potranno fare direttamente alcuni documenti che vengono rilasciati invece oggi quotidianamente soltanto dall'ufficio anagrafico, come ad esempio il certificato di nascita, oppure il certificato di residenza, il certificato di cittadinanza, il certificato di godimento dei diritti politici, quello di esistenza in vita, oppure quello di nascita del figlio, oppure ancora il certificato di iscrizione agli effetti militari, quello di iscrizione in albi e elenchi, o quello che certifica il titolo di studio, o la certificazione della qualifica professionale. Sarà presente inoltre, nuovamente, la sezione dedicata alle attività settimanali della squadra tecnica del Comune. I cittadini potranno ricercare sul nuovo sito tutte le delibere del Consiglio e della Giunta Comunale, una sezione che verrà aggiornata di volta in volta con i provvedimenti realizzati dall'esecutivo. E inoltre, sul nuovo sito del Comune di Saluggia verrà messa a disposizione di tutte le associazioni saluggesi, una pagina web oppure un link al proprio dominio, tutto ciò gratuitamente. Sempre dalla home page del sito sarà possibile prendere visione anche dei verbali della Commissione Ambiente e Nucleare Comunale e inoltre di quelli della Commissione Tecnico Edilizia, secondo il principio della massima trasparenza amministrativa. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di dare un servizio migliore alla cittadinanza, mantenendo fede alla promessa fatta nel programma elettorale di utilizzare l'informatizzazione quale veicolo di democratizzazione. Con l'inaugurazione del nuovo sito, crediamo di aver mantenuto fede a questa promessa fatta nel nostro programma amministrativo. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento settimanale in questo videoblog.